Ai piedi delle Alpi, lontano dal traffico della città, in un piccolo chiostro vive una magnolia centenaria. Ogni primavera, sui suoi rami, sbocciano splendidi fiori bianchi che inondano di profumo il giardino. Il profumo si mescola con le note che arrivano dalla vicina scuola di musica e con le parole dei libri della biblioteca. Pare che allora tutti si radunino intorno a lei. C'è chi dice di averla sentita raccontare la sua storia. La mia più antica antenata viveva in America 5 milioni di anni fa e mi somigliava già moltissimo. L'uomo non era ancora apparso sulla terra. Non c'erano neanche le api per impollinare i fiori. Ci pensavano gli insetti camminatori. Pian pianino, siccome noi magnole siamo molto resistenti, ci diffondemmo su tutto il suolo americano e anche in Asia. Molti anni dopo, quando i primi esploratori europei arrivarono nelle Americhe, rimasero affascinati dal nostro profumo e dai nostri grandi fiori. E sì, era arrivata l'ora di esplorare nuove terre. L'Europa ci aspettava! Proprio qui, dove siamo noi, un giorno una mano curiosa piantò un seme, lo bagnò e lo osservò crescere. Era un giovane frate che viveva nel chiostro. Ed io crebbi pian pianino, come facciamo noi magnoli. Poi i frati se ne andarono e arrivarono i soldati napoleonici. Anche i soldati partirono. Gli arrivarono i maestri, le cartelle e le merende. Poi anche le scuole si spostarono altrove. A quel punto anche a me venne voglia di partire per vedere il mondo. Ma poi siete arrivati voi e io sono rimasta qui per sentirvi raccontare tutte le storie del mondo. Magnolia, come profumi! Dai, ci racconti una storia. Che bei fiori! Dai, ci dici come hai fatto venire? Dai, che oggi ti porto tutto il giorno a pescare al mare. Andiamo alla biblioteca. Oh, già, è mercoledì, andiamo al cartone animato. Andiamo a prendere il gelato. Uila, vuoi stare ancora a parco giochi? Magnolia. Ci